Amici dell'appetito, vien parlando, eccoci qua. Dal ristorante Da Silvano sul lungomare di Francavilla al Mare in provincia di Chieti diamo vita a questo nostro appuntamento a tavola ritrovando con simpatia, davvero con simpatia e affetto, Tuzio De Iulis, un grande esperto di politiche internazionali ma anche uomo simbolo della solidarietà in Abruzzo. Tanti viaggi, ricorderete, testimoniati anche dalle nostre telecamere e dai servizi delle varie emittenti televisive in Iraq, in Afghanistan, in Eritrea e chi più ne ha più ne metta, in Somalia. Davvero un personaggio che si è speso tanto e che continua a farlo con grande impegno e con grande fatica. E con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo vino che abbiamo preparato qui al ristorante Da Silvano a questo nostro incontro, ritrovarlo e sempre un piacere. Cin. Anche per me. Non so se conosceva questo locale. No. Dove il pluridecorato chef della ristorazione, Silvano Pinti, già vincitore di manifestazioni enogastronomiche importanti come l'UCOP d'Oro, il Festival del Brodetto, qui in questo locale a Francavilla al Mare, il ristorante Da Silvano, è stato sede per diverse occasioni del campionato italiano della cucina per casalinghe, ma anche di manifestazioni che hanno unito la buona cucina alla professionalità di chi si adopera ai fornelli. Insomma, per dirla in breve, qui siamo davvero in un bel clima, in un clima di allegria, ma anche in un clima di persone che hanno a cuore le sorti della cucina. Complimenti allo chef Silvano Pinti, che a Francavilla al Mare rappresenta un punto di riferimento per chi vuole davvero mangiare bene all'insegna degli odori e dei sapori della nostra cucina. Tutti prodotti a chilometro zero, ma anche prodotti che hanno fatto discutere la critica, come gli arrosticini impanati e fritti. Anzi, ne approfitto per servire e far gustare a Tuzio De Iulis un arrosticino impanato e fritto, davvero qualcosa di speciale che lo chef Silvano Pinti ha portato all'attenzione anche dei colleghi giornalisti a Sanremo, nella città dei fiori, dove lui ha cucinato per tanti giornalisti italiani in occasione del Festival della Canzone Italiana. Quindi è davvero un piacere. Noi assaggeremo anche tutte queste specialità, però nel frattempo io vorrei entrare subito nel merito di questo nostro incontro per fare un po' il punto della situazione. Io vorrei partire da un paese che le sta particolarmente a cuore, che è l'Iraq, perché ultimamente, negli ultimi giorni, è tornato di stretta attualità per quello che sta succedendo. Vogliamo riepilogare la situazione? Lei, che segue in maniera obiettiva, senza condizionamenti di sorta, le vicende irachene. Ecco, che momento vive l'Iraq oggi come oggi? È un momento molto difficile, molto brutto. L'esercito iracheno del governo iracheno stava tentando, perché non ancora ci riesce, a liberare Fallujah dall'ISIS, e Fallujah sta a 40 km verso la Giordania, a 40 km appena. Un punto strategico. Ho avuto la fortuna di stare a Fallujah nel 2003, appena dopo la guerra, a portare aiuti all'ospedale che sta dopo il ponte. Appena fatto tutto il corso, bombardato dagli americani, circondato dagli americani e bombardato con l'uranio impoverito al massimo che si poteva. Hanno distrutto tutto, migliaia di persone che sono state uccise in quel bombardamento. Danni incalcolabili. Sì, sempre distrutta quella città. Mi dispiace perché è molto bella, è attraversata dall'Eufrate. Per andare all'ospedale dei bambini bisogna attraversare l'Eufrate, l'ultimo ponte che sta dopo il corso, e si arriva in questo ospedale. Ho avuto la fortuna, insieme ad amici, di starci appena dopo i bombardamenti. E quindi ho un grande ricordo di questa città e mi dispiace. Ecco, ma la situazione è sempre così drastica, drammatica, come ma quella di qualche anno fa? I cittadini devono capire, devono rendersi conto che mentre la Turchia è retta da un dittatore dispotico e criminale e vuole solo i soldi dall'Europa, nonché i visti per entrare senza avere nessun problema, sì. La Turchia è un passaggio obbligato, cioè
c'ha i collegamenti con l'ISIS. Addirittura. O Cribbio. E poi se la prendono con i curdi loro, bombardano i curdi, la Turchia bombarda i curdi, che i curdi vogliono il loro stato al confine con l'Iraq, no? Tra Iraq e Turchia. È una, veramente una cosa terribile quello che sta accadendo in quella città. E così come Ninive. Ninive anche lì è una roccaforte dell'ISIS. Però i tuoi telespettatori devono capire una volta per sempre, sì, che certamente se io, grazie a Dio, la televisione non la vedo se non per leggere le cose che mi interessano, le informazioni che mi interessano, da fonti autorevoli. Perché ritieni che sia un'informazione pilotata? Sì, è pilotata, sì. Ma Cribbio, possibile che nessuno ancora capisce che l'ISIS è una creatura di Obama e degli americani? Ma possibile che non lo capiscono? Questo da cosa si deduce, secondo Tuzio De Iuris? Guarda, tu sai che c'è la Siria che vogliono prendersi la Siria, gli americani si devono, perché lì passano gli oleodotti, i gasdotti, dalla Russia, dall'Iraq, e tutto passa lì. Quindi tutto deve essere sotto controllo. Dopo aver distrutto e rapinato l'Iraq, vogliono rapinare anche la Siria. Altri non è che un paese stupendo, dove tutte le libertà prima erano assolutamente assolute, chiese religiose, la scuola italiana, c'era tante cose, per cui si poteva essere sunniti, sciiti, cattolici, cristiani, ebrei, si andava a messa tranquillamente, senza nessun problema. Io sono stato varie volte lì e ho potuto vedere come si è tutto, perché è come l'Iraq prima di Saddam, e comanda il partito Baath, il partito rivoluzionario comunista. Questa Quindi la guerra all'ISIS è solo una guerra di facciata? No, l'ISIS è una creatura americana, perché è stata presa, hanno preso gli americani migliaia e migliaia di, anche americani, cittadini americani, di nativi in America o in Europa, in Francia e Germania, sì, ma che avevano soltanto discendenti da almeno quattro generazioni dagli arabi, capisci? Sì. E sono partiti lì perché comandati dagli Stati Uniti, e hanno ricevuto soldi a non finire, armi, una potenza straordinaria in armi. E lì hanno cominciato, fino a quando si sono uniti col nord dell'Iraq, e lì è entrato l'altro califfo, per creare i califfati e terrorizzare il mondo. Ma non vi meraviglia che, per esempio, che gli Stati Uniti, rispetto ai giochi che si terranno in Francia e anche per l'Italia e anche per l'Europa, lanciano loro i messaggi: state attenti, potreste ricevere l'attacco dell'ISIS. Lo dicono loro a noi. Ma vi rendete conto? Cioè, gli americani ci dicono, ci terrorizzano. In realtà questi messaggi servono per terrorizzare la gente. A che fine? A che pro? Di controllare il mondo, quello che hanno sempre fatto. Con la paura tu controlli il mondo. Questa è la verità. Invece, cambiando pagina, Tuzio De Iuris, ricordiamo, presidente dell'associazione Onlus, aiutiamoli a vivere. La situazione in Afghanistan, un altro paese che lei conosce molto bene, ad oggi qual è? L'Afghanistan, fino a stamattina sono stati vari attentati, sono morti vari militari, oltre a esserci 70 feriti. Questo è l'Afghanistan. Ma io conosco molto di più dall'Iraq, l'Eritrea, la Somalia, il Burundi, Ruanda, quindi conosco bene questi paesi. La guerra quindi non ha cambiato niente in questi paesi nel corso di questi ultimi anni, secondo lei? No, noi che Burundi, per esempio, fino a poco tempo fa c'era una rivoluzione in corso, dove uomini armati giravano per le strade e uccidevano le persone. Anche se lì se ne è parlato davvero molto poco. Sì, ma ci sono. Non fa notizia il Burundi. Non fa notizia il Burundi, capisci? E quindi non importa. Io sono stato in contatto con le suore burundesi, la madre generale in Burundi,
e parlare con loro per dire come state. E ultimamente mi sono visto con una madre che studia all'Università di Chieti, mi ha chiamato, siamo stati insieme una giornata intera, è venuta anche a casa mia, l'ho ospitata, e abbiamo parlato della situazione. Lei giustamente non può tornare in questo momento, perché si uccide per la strada, ecco questo. Addirittura. Questo che accade in Burundi. C'è qualche paese che Tuzio De Iulis non ha ancora visitato, paese in guerra, paese che vorrebbe a tutti i costi vedere? Ma io ho avuto l'onore di per tanti anni di visitare la Bielorussia, l'Ucraina, ed aver fatto una strada molto difficile, che sono i Carpazi, di cui si parla tanto, no? Con quello che mangiava il sangue, come si chiamava, beveva il sangue, e va bene, questo. Ma poi sono stati in mille parti, Nord Europa, Unione Sovietica, e poi senza parlare della Nord America, ma anche Sud America, Centro America, ma questo da giovanissimo. Mi sono fatto tutto in Sud America fino alla Terra del Fuoco. A proposito, il prossimo viaggio di Tuzio De Iulis, io spero di tornare anche di morire in Iraq, a Baghdad, perché è la città dove io sto bene, anche durante la guerra. Ne ho subite tante, ho vissuto i bombardamenti, ho vissuto le guerre, ho vissuto le bombe da 10 tonnellate che dove tu tremi, dove la gente spara per la strada, però io mi sento sicuro più a Baghdad che qui a Pescara. Perché dice tutto ciò? Cosa la affascina dell'Iraq? Di cosa si è innamorato? Ma vedi, una volta un artista mi regalò, e io ce l'ho ancora a casa. Cosa la affascina dell'Iraq? È tutta la sua storia. Tieni presente che quando parliamo dell'Iraq del Sud, che è un po' come Venezia, sì. C'è lo Shat al-Arab, c'è il paradiso terrestre, non so se vi rendete conto. A 100 km prima di arrivare sul mare si incontra la casa di Abramo, dove sono nati i suoi figli. Ma vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Un paese che racconta la storia dell'umanità. Ma lì è la storia, le fondamenta della storia. Le fondamenta della storia. Ha voglia a parlare come in Italia, a volte in modo ignorante, parlano degli arabi, gli arabi. Ok, ci sono i falangi, quelli sono stati costruiti dagli americani. Ma poi ci sono gli arabi complessivamente, che sono un'altra cosa. Per amor di Dio. Io, per esempio, a Baghdad non ho mai incontrato, quelli che incontravo, soprattutto laureati, erano, tutti sapevano perfettamente l'italiano. Questa è la realtà. Io non ho mai avuto nessuna difficoltà, capisci? Non ha paura di trovarsi magari coinvolto in qualche incidente? Può succedere, questo fa parte del gioco, altrimenti saresti a casa o a giocare al bar. Tutto qui. Sta programmando il ritorno in Iraq? Sì, spero che mio cugino, gli darò anche il vostro video, ascolti questo messaggio. Lui è un ingegnere che lavora in Iraq. Oh, quindi già introdotto? Sì, tantissimo. È bravissimo, è l'unico cugino con cui vado perfettamente d'accordo da una vita. E sto aspettando appunto che lui riparta per prendere lo stesso aereo. Ha portato tanti aiuti umanitari in Iraq. Tantissimi, tanti. In questi anni chi è stato vicino a Tuzio De Iulis? Più i privati o più le istituzioni pubbliche? Ma io dico che prima le istituzioni mi hanno fatto molto. Ora anche... Si sono un po' raffreddato ultimamente. Sì, perché i soldi servono soprattutto per loro. Capisci? Ormai volontariato è un'altra cosa. Non ci si crede più? No, ci si crede, il problema è un altro. Non ci crede la politica. La politica ha altri pensieri, altre preoccupazioni. Io dico soltanto
svegliatevi un attimo, per favore. C'è un altro mondo che lavora impegnato e che cerca di fare e di andare lì dove non avete il coraggio di andare voi, in Africa. Se oggi migliaia e migliaia, decine di migliaia al giorno scappano dall'Africa del Nord, dalla Somalia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, da tutti questi paesi. Scappano perché non hanno voglia, né che vogliono vedere l'Italia come è fatto. Hanno tanti parenti nel Nord Europa, vengono in Italia di passaggio. Non è una fine. L'Italia è un passaggio obbligato perché l'Italia sta lì, quindi devono arrivare per forza in Italia. Che poi la cosa che mi scandalizza è questo. C'è il governo che parla tanto che loro raccolgono i feriti, i morti, tutto. Cioè i volontari e i militari che lavorano sulle navi italiane. Ma io vedo anche in televisione, grazie a Dio, vedo dove sono tenuti in Italia quando arrivano. Sono veramente delle galere quelle dove arrivano loro, tenuti come animali. A proposito, a Pescara in queste ore si stanno raccogliendo centinaia e centinaia di firme per non far arrivare in un noto albergo della riviera pescarese centinaia di profughi. E chi lo sta facendo stare? Perché non devono arrivare? Perché sono contrari al fatto di far arrivare dei profughi in una città che vive di turismo. Mandiamolo lì a questo qui che fa la... Stanno raccogliendo le firme, noti esponenti delle città. No, ma senza firmare, mandiamolo in Africa, questo signore. Lei li farebbe arrivare tranquillamente? Non ma, ci troverebbe nulla di male. Tu sai, mi conosci, ho avuto tanti ragazzi che ho raccolto in mezzo alle autostrade, iracheni. Ecco, per esempio c'è Ahmed che lavora in Iraq a Roma con mio cugino. Lui è 7 anni che sta qui, finalmente ha ricevuto il passaporto italiano, lui c'ha il passaporto, potrebbe tornare in Iraq col passaporto normale, italiano, da italiano. Arbi. Quindi lei non condivide affatto questa scelta di raccogliere firme per scongiurare l'arrivo di 100 profughi in un noto albergo di Pescara? È una cosa di tipo elettorale, ma lascia stare. È assurdo. Vorrei ricordare che Tuzio De Iulis con la sua associazione Aiutiamoli a Vivere, tra l'altro associazione benemerita già premiata al Galà della Solidarietà in più di una semplice occasione, ha avuto modo di portare in Iraq, proprio negli anni caldi, negli anni della guerra, del combattimento, dei tanti scontri che avvenivano, anche la nota rockstar Gianna Nannini. Ecco, lui sorride. Perché sorride? Ricorda quei giorni? Beh, lei, come li ricorda? Lei fa parte, è uno dei miei racconti che oramai sto già iniziando a fare. Scrivere un libro potrebbe, sì, certo. Come no? Lo potrebbe scrivere tranquillamente. Sulle tante persone che buonissime e straordinarie che ho incontrato nella vita. Sì, Gianna Nannini è un bellissimo ricordo, anche perché non solo la portai a Baghdad, ma la portai anche su a nord, a 70 km a nord, a Bakuba, a visitare l'ospedale generale lì dei bambini. E noi avevamo le macchine cariche di aiuti per i medici e per i bambini. Ci provi. Come rimase Gianna Nannini alla vista di tutto quello che accadeva in Iraq negli anni della guerra? Cosa disse? Io credo che per lei è stata una grande esperienza, una bellissima esperienza quella di vedere quello. Lei voleva fare un po' l'esperienza della musica, della musica araba, tant'è vero che dopo un anno venne uno studente di liuto, che studiava a liuto, e suonava il liuto, lo feci venire e insieme lo accompagnai in Germania e venne a suonare a Berlino, e insieme andammo. Ma è vero che Gianna Nannini dormì in un sacco a pelo, non in un albergo a 5 stelle, magari no, come accade quando gira il mondo in mezzo, intero? Tra i due confini, Iraq, siccome c'erano gli americani nel deserto, e lei dormì in un sacco a pelo sulla sabbia del deserto per aspettare la mattina, perché lungo la strada, l'autostrada che dal confine ti porta a Baghdad, c'erano molti banditi, molti terroristi,
sparavano facilmente, rapivano facilmente. Quindi lei è stata a dormire sulla nel saccappello. Mamma mia, che esperienza per una grande persona. E vedere una donna così che fa quelle che ha il coraggio di fare queste cose e di non sentirsi chissà che cosa, è molto bello. Tutto questo. Grande prova di umiltà, perché sì, mettere certo a repentaglio la propria vita per una nota rockstar a livello mondiale come Gianna Nannini è senz'altro un grande motivo di orgoglio per una donna del genere. Noi ci avviciniamo quasi addirittura ad arrivo, Tuzio De Iuris, sempre seduti comodamente a tavola qui all'interno del ristorante Da Silvano sul lungomare di Francavilla al Mare. Tuzio intanto ne approfitta giustamente per assaggiare i buoni almeno prodotti almeno mi fai mangiare qualcosa anch'io. Ovviamente, ovviamente. Chilometri, prodotti a chilometro zero, come si suol dire, qua è tutto abruzzese, made nella nostra regione, come si suol dire, questo non può che farci enormemente piacere. Ecco, ormai hai i capelli bianchi, Tuzio De Iuris. Ecco, se potesse fare un bilancio della sua attività svolta nel settore della solidarietà e del volontariato, si ritiene soddisfatto? Ha fatto tutto quello che aveva in mente Tuzio De Iuris nella Io sua nella vita? Vita ho cercato di fare sempre quello che mi è sempre piaciuto, non ascoltando nemmeno mia moglie perché non la voglio ascoltare, mi rifiuto di ascoltarla. Io ho fatto sempre, ho le mie scelte le ho sempre perseguite. Un'anima libera, come si suol dire, giusto? E indipendente. Qualcuno dice perché sono un acquario, non lo so io se questo o non è. Fatto sta che sono un animo libero e nessuno può fermarmi. Gli acquari sono liberi. Nessuno può fermarmi, nessuno mi può attaccare. Bene. Ma c'è stato il momento più bello che Tuzio De Iuris ha vissuto in questo ambito, nell'ambito della solidarietà e del volontariato e viceversa? C'è stata una pagina triste, una pagina che preferirebbe non fosse mai esistita? Il momento più bello e il momento più brutto della sua esperienza di vita? Il momento più brutto è quando, passando negli ospedali di Baghdad, dove portare gli aiuti per i bambini e i professori e i dottori, e che io facevo il corridoio. Tieni presente che in Iraq in questo periodo particolare, almeno fino alla fine di maggio, da marzo, metà marzo, fino alla fine di maggio, si respira a bocca aperta quasi, a stomaco pieno, uranio impoverito. C'è sempre la nebbia, e la nebbia ed è una nebbia strana perché di colore giallo. Non è altro che il vento del deserto che porta la sabbia. La sabbia è gialla, se tu fai qualche fotografia viene gialla, come le vecchie antiche fotografie. Io ho visto morire decine e centinaia di bambini malati di leucemia che non era possibile salvare. E quella fu l'occasione perché io molti anni fa avevo il compito di portare gli aiuti per questi bambini medicinali e formare anche i medici attraverso i medici di Pescara. Formare i medici di lì, nonché perfino le medicine, che erano medicine, le punture strane erano, costavano tanto, 1 milione alla fiala, le fiale per la cura delle leucemie, me ne ho visti morire tantissimi di questi. Comunque di medicine ne ha portate tante, io ricordo. Sì. E mi ritrovai poi coinvolto in quel famoso in cui la CIA mi ci messe dentro. Nel libro nero era. Nel libro nero, sì, degli americani che avevo preso il petrolio. Non è vero, il petrolio serviva proprio per creare un centro per la cura e dei medici per fare un centro come si deve per le malattie, contro queste malattie. A proposito, dopo tutto quello che l'Italia attraverso personaggi benemeriti come Tuzio De Iuris ha fatto, che idea ne hanno i paesi dove Tuzio De Iuris è stato? Come siamo giudicati noi italiani all'estero nei paesi come l'Iraq, l'Afghanistan, la Libia, l'Eritrea, la Somalia, dove Tuzio De Iuris credo ha credo che vissuto? Sia una regola che valga per tutti. Tutte quelle persone che come me si occupano di volontariato. Sicuramente quando ti aspettano e sai che tu sei in arrivo ti aspettano un grande desiderio, vogliono con te dividere tutto, c'è una grande stima, un grande rispetto.
E questo vale per me, ma vale per tanti altri. C'è qualcosa che vorrebbe fare prima di andare, come si suol dire, in pensione, Tuzio De Iulis? Qualche sogno nascosto nel cassetto che ancora culla Tuzio De Iulis dopo tanti anni di volontariato, di sacrifici, di missioni, di spedizioni all'estero? Io, dopo la mia vita, la mia esperienza, io sogno una cosa sola. Siccome dovremmo tutti quanti morire, ok? Io preferisco morire in Iraq, perché lì è la mia terra e la sento come la mia seconda città. Benissimo. A conclusione di questo nostro incontro, in tutta sincerità, perché Tuzio De Iulis, per chi lo conosce, è davvero una persona schietta e sincera, ha più dato o più ricevuto da questo mondo, dal mondo della solidarietà? Beh, perché ho ricevuto tanto, se no non sarebbe stato possibile fare le cose che faccio, che ho fatto. Quindi a un giovane gli consiglierebbe di dare anima e cuore, sì, a questo settore? Sì, ma devi prima avere una tua particolare... Quindi bisogna essere predisposti, bisogna averlo nel DNA, Sì, bisogna avere il DNA, se no vai a giocare al bar e non c'è niente da fare. Oppure ti vai a ubriacare la notte nei bar, nelle locande, dove si balla, si strilla, ti droghi, fai tutto di più. Come ha detto, noi le auguriamo di arrivare presto in Iraq e di vivere tranquillamente in quel paese ancora martoriato, purtroppo. Molto martoriato, e mi dispiace perché in questo momento tutta l'Africa e tutte le parti più povere di questo mondo non fuggono perché non possono andare a giocare a carte, fuggono dal terrore, dalla fame, dalla guerra, da tante altre cose. Quindi imparassero un po' le persone a seguire meno Maria, meno l'isola dei cretini che questo. Benissimo. Va bene. Parole lapidarie che rendono chiara l'idea. Grazie dunque a Tuzio De Iulis, massimo responsabile dell'associazione Aiutiamoli a Vivere. Adesso si può tranquillamente rilassare e gustare questi prodotti tipici che propongono gli amici del ristorante. Finalmente mangio qualcosa. Meno male. Quindi salutiamo lo chef, il pluridecorato chef Silvano Pinti, vincitore di tante manifestazioni enogastronomiche di successo come l'UCOP d'Oro, il Festival del Brodetto, organizzatore di iniziative importanti come il campionato della cucina per casalinghe, insomma uno che di cucina davvero se ne intende. Il ristorante da Silvano vi aspetta tutti i giorni sul lungomare di Francavilla, sia ora di pranzo che ora di cena, con tutti i prodotti a chilometro zero e ricette che hanno fatto davvero la storia della cucina tipica abruzzese. Grazie a Tuzio De Iulis, grazie a tutto lo staff del ristorante da Silvano, ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Arrivederci. Idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Finalmente, in Abruzzo, riprese e montaggio in Full HD. Il meglio del meglio con attrezzature altamente sofisticate e professionali. Registra in Full HD e approfitta ora delle condizioni particolarmente vantaggiose. Chiama subito Agenzia Promozione Spettacoli 337 91 71 11. La qualità dell'immagine ti aspetta!
Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it.